Ciao, ciao, benvenuti, bentornati sul mio canale. Scusate per un po' di pausa, però sono in un periodo veramente di una crisi creativa non indifferente. Però ci tenevo a fare questo video per farvi dei lavori che ho già fatto, infatti mi mancava solo rifinirli, un po' abbinare le catene. E quindi adesso è tutto pronto. Volevo farvi vedere questa cosa qua perché ci tengo molto e si parla di tre ciondoli che ho fatto usando dei cabo che sono fatti in pasta polimerica dipinta a mano, lo sottolineo perché non è scontato. E questi tre cabo ciò mi sono stati regalati da una mia carissima amica Kia, che saluto. Magari avete già visto anche altri video collaborazione di questo genere, perché appunto altre nostre amiche hanno fatto diciamo la stessa cosa. E come cominciare? Io praticamente ho ricevuto in regalo da lei un cabochon, uno dei primissimi che lei ha fatto, e mi piace tantissimo perché rappresenta il bacio di Klimt, che mi piace molto come opera d'arte. E poi ha detto: "Guardate ragazze, io avrei intenzione di fare questi cabochon, se mi date qualche idea su cosa potrebbe esserci raffigurato su questi cabochon". Noi abbiamo diciamo avuto qualche idea e lei ha fatto delle cose spettacolari. Allora, partiamo dal primo ciondolo, che appunto, come vi dicevo, io spero che si veda bene. Allora, il cabochon è questo qui, come vedete il bacio di Klimt. Scusate il riflesso della luce, ma purtroppo speravo in un po' di luce naturale questo weekend, ma non l'ho avuta. E allora, avendo questo cabochon centrale, volevo proprio che l'attenzione fosse rivolta proprio a questo cabochon, quindi ho usato i colori che secondo me erano quelli, diciamo, del quadro stesso, quindi oro. Ho usato le piattine che ho preso su Royal Stone e poi la piattina nera classica, qualche perlozza nera qua e là, la catena strass nera con base oro e questa piccola goccia. Il cabo, diciamo, ha questa grandezza. Come catena ho pensato a questa qua, sempre presa da Royal Stone, che è nera con il dorato, quindi secondo me si abbina. E il lavoro questo qui non è molto grande, anche perché non volevo creare troppa lavorazione intorno, volevo che la parte più grande fosse proprio questa, focalizzata su questa piccola opera d'arte. Vediamo se riesco a farvelo vedere un po' più da vicino, perché è super super dettagliato. Non so se vedete il viso, cioè è una roba pazzesca riprodurre una cosa così a mano. Non so come lei lo fa, però bravissimo. E quindi questo è il primo ciondolo rifinito dietro con finta alcantara nera. Una cosa molto semplice, davanti è così, abbastanza, è uscito abbastanza bene, credo. Poi un altro ciondolo con un oggetto che a me piace molto, perché a me, diciamo, non è come pittore, ecco, metti a fuoco, come pittore piace molto. Però ammetto che ho avuto parecchi problemi a realizzare questo ciondolo, perché non sapevo che colore usare, che tono usare. Poi per me il verde ho notato che è un po' un colore, una sfida, perché non lo uso molto, quindi non mi sento a mio agio in queste sfumature, ecco. Quindi alla fine cosa ho fatto? Ho preso questa piattina qua, che sembra beige, ma in realtà è della serie Ombre di Beats Perros. Si chiama, se non erro, Nubrini, quindi Bright Ming misto a qualcosa con Nu. Se vi cerco di far vedere questo tipo, là dove siamo, vedete che è un po' sfumato, magari qua si vede un pochino. È molto molto tenue il passaggio di due colori, quindi è un sfumato, però diciamo mi piaceva questa leggera sfumatura. E quindi ho fatto questa lavorazione molto semplice con questi due cristalli verde,
Ho messo la catena strass verde, delle perle beige, qua ho fatto questa, non so, lavorazione, vogliamo chiamarla, questo picot con il Super Duo. Intorno al cabochon invece ho usato questa catena a pallini verde, ok? Poi ho messo questi due fiorellini che secondo me comunque essendoci fiori sul quadro ci stavano bene. E il tutto l'ho messo su questa collana in tessuto sul verde molto scuro. Secondo me sta abbastanza bene. Dietro c'è Alcantara beige e alla fine anche qui ho cercato di fare una lavorazione carina ma non troppo ingombrante per appunto concentrare l'attenzione a chi guarda sull'elemento centrale che è questo fantastico cavo, guardate. Mette a fuoco bene perché c'è anche questo riflesso di luce che mi manda in tilt un po' la videocamera, ma come vedete è molto molto bello. E poi arriviamo all'ultimo che è anche il mio preferito, l'Étoile di Degas. Qua povera mi ha detto che ha avuto parecchi problemi anche perché l'oggetto è piccolino, però guardate qua, cioè guardate che roba. La ballerina, io pensavo che lei poteva fare una cosa un po' più da lontano, invece lei ha fatto una cosa proprio così, con tantissimi dettagli, quindi pazzesco. E anche qui ho cercato di stare nei colori del quadro, quindi beige, grigio, con un po' di rame rosato. Ho usato queste piattine, che sono delle piattine di Filincanto. Questo della serie cotton sul grigio, questo invece è grigio con il rame. Ho messo qua questa goccia che ho preso in fiera. C'è uno chaton Swarovski Silk. E dietro ho applicato questa. In realtà era una nappina di quelle a mezzaluna, però io l'ho messa proprio così per dare. Visto che c'è la ballerina col busto. Quindi ci fa capire che qui si sviluppa la gonna. Ho voluto ricreare questo effetto gonna, che in realtà a me è piaciuto molto come idea. Diciamo che mi è piaciuto come è uscito fuori. Vedete? Quindi sembra questo, che tra l'altro è il tessuto di quelli trasparenti, no? Quindi che potrebbe anche essere adatto ad un tutù di una ballerina. Quindi mi è piaciuto, e dai, metti a fuoco, mi è piaciuta questa idea. E come catenella ho messo questa catenella pallini sul color pesca beige, che secondo me poteva star bene. Dai, metti a fuoco, metti a fuoco, metti a fuoco. Vediamo se così va meglio. Quindi queste sono le mie creazioni con i fantastici cavo di Kia Dolce Fantasia. Sotto cerco di mettervi il link sia del suo canale YouTube dove potrete vedere anche altre opere che lei ha creato, cioè ha ricreato su cabochon, che insomma altri suoi video perché anche lei crea. Poi vi lascio anche il link dei video delle altre ragazze che hanno fatto video in collaborazione con lei. E provo a mettervi anche il link del suo negozio Etsy, così se vi interessano dei cavo potete andare a sbirciare un po'. Niente, vi saluto, spero che queste tre creazioni vi siano piaciute e alla prossima, ciao!